Tanti applausi hanno voluto salutare oggi per l'ultimo viaggio Stefano Evangelisti, l'allenatore del Classe scomparso solo 53 anni. Il funerale è stato celebrato nella Basilica di Sant'Apollinare in Classe, luogo al quale Stefano Evangelisti e la sua famiglia erano molto legati. A celebrare la funzione è stato l'amico Don Mauro Marzocchi, che a stento, al termine del rito, è riuscito a trattenere le lacrime. Nella chiesa, gremita di persone, accanto alla moglie Sirenetta, ai figli Luca e Martina e al padre Romano, spiccavano le felpe e le giacche sportive delle squadre allenate da Evangelisti durante la sua carriera da allenatore. San Pietro in Vincoli, Fosso Ghiaia, Alfonsina, le giovanili del Cesena e poi ovviamente il Classe. Presente anche una delegazione del Faenza Calcio che Evangelisti allenò in due esperienze, ma in particolare col Classe che è legata alla vita sportiva di Evangelisti, gli ultimi 5 anni di carriera dalla promozione alla storica conquista della Serie D. Una serie che Evangelisti avrebbe voluto affrontare guidando i propri ragazzi dalla panchina, ma il male incurabile lo aveva costretto alle dimissioni all'inizio della stagione. Per lui il ruolo di allenatore non era il semplice ruolo di mister, come è stato ricordato anche oggi in chiesa, ma spiccava il ruolo di educatore, ruolo che alcuni suoi ex calciatori hanno voluto sottolineare nei messaggi di cordoglio e saluto. Terminata la funzione in basilica, il feretro è stato accompagnato al campo sportivo di classe, accolto dai ragazzi delle giovanili della società di calcio. Qui, per Stefano Evangelisti, c'è stato l'ultimo giro di campo, accompagnato dalla famiglia e dalla squadra che aveva guidato per un quinquennio. Una sosta davanti alla panchina che tante volte l'aveva visto dirigere la formazione in campo e l'ultimo ringraziamento da parte di chi ha imparato, seguendo i suoi insegnamenti, a crescere come calciatore e come uomo. Ura! Ura!